Ciao a tutti amici di Serial Gamer Italia, qui è Alessandro che parla e questa è una nuova video recensione, stavolta su Prey. Dopo Dishonored e il suo sequel, continua il sodalizio tra Arkane Studio e Bethesda Softworks con Prey, reboot dell'omonimo titolo sviluppato da Human Head Studios uscito nel 2006, da cui eredita la struttura da sparatutto in prima persona, in parte l'atmosfera e la location spaziale sci-fi, colma di alieni ostili. In Prey, il giocatore vestirà i panni di Morga Yu, uno scienziato a bordo della stazione spaziale Talos 1, letteralmente infestata da diverse tipologie di alieni, chiamati collettivamente Typhoon. Il gioco è ambientato in un futuro alternativo della Terra, in cui la sopravvivenza di Kennedy all'attentato di Dallas ha permesso una cooperazione tra Unione Sovietica ed USA, che hanno portato allo sviluppo di una stazione spaziale comune, Talos 1 appunto, creata con lo scopo di riuscire a superare i limiti umani con modifiche genetiche ed esperimenti di questo genere. I ragazzi di Arkane Studios hanno lavorato egregiamente in fase di sceneggiatura, creando una trama semplice ma mai banale, che con alcuni escamotage creativi rendono importanti, se non addirittura essenziali, i personaggi non giocanti presenti all'interno del gioco, che classicamente arricchiscono la lore. La trama principale, che tocca anche tematiche morali importanti, può essere completata in 10-12 ore a livello facile, mentre per completare anche una buona parte di queste secondarie saranno necessarie più di una ventina di ore a livello difficile. Le missioni secondarie, che si sbloccheranno progredendo nella storia o raccogliendo indizi e parlando con NPC, sono presenti in buon numero e perfettamente incastrate nelle dinamiche raccontate. A livello di gameplay, il gioco riesce a mescolare elementi tipicamente vecchia scuola con un design moderno e accattivante e soprattutto funzionale a quella che è la particolarità di questo titolo, la possibilità di utilizzare diversi approcci per completare le missioni primarie e secondarie, grazie all'estrema personalizzazione di vantaggi e poteri ottenibili dal nostro protagonista. Mentre le fasi prettamente shooting ed esplorative sono molto simili a quelle già viste nella stessa saga di Dishonored, con un richiamo a titoli come System Shock e i più recenti capitoli di Deus Ex, il lato RPG ha un peso specifico rilevante in tutta la durata dell'esperienza. Le Neuromod, divise in 6 rami principali, il cui utilizzo ricorda da vicino i plasmidi di Bioshock, ci consentono di decidere quale impronta dare alla nostra avventura, selezionando man mano le abilità più congenali al modo di giocare preferito e offrendo davvero una notevole quantità di modi per affrontare le varie zone. Per esempio, si potrà aprire porte bloccate da codici di sicurezza o da chiavi magnetiche semplicemente andando alla ricerca dell'oggetto in questione, oppure si potrà utilizzare in maniera creativa gli oggetti presenti nel nostro inventario, sfruttare la possibilità di esplorare anche l'esterno di Talos 1 o usare a nostro favore il Neuromod, scegliendo di potenziare l'abilità Hacking così da andare avanti più facilmente. Oltre alle abilità sono presenti anche numerosi armamenti per difenderci dai Typhoon, che vanno dalla chiave inglese al fucile a pompa, passando per granate riciclanti ed MP e altri armamenti originali utilizzabili in diversi modi. I nemici, dai piccoli e sfuggenti Mimic al decisamente più impegnativo Incubo, sono davvero ottimamente caratterizzati e anche se non utilizzano attacchi particolarmente innovativi, offrono una discreta varietà di situazioni e di pattern, che necessiteranno accurate strategie per essere superati. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, è studiata sapientemente e ben calibrata con la difficoltà selezionata dal giocatore ad inizio avventura e soprattutto nella seconda parte del gioco sarà davvero complicato proseguire, data la scarsità delle munizioni reperibili e la disposizione degli assemblatori e dei riciclatori. Il livello tecnico-artistico di Prey non è da meno di quello narrativo, con uno dei level design fantascientifici più ispirati di questa generazione e con animazioni e modelli poligonali migliori rispetto ai già ottimi precedenti progetti di Arkane Studios. Ottima sia la colonna sonora prevalentemente elettronica, che riesce ad enfatizzare in maniera eccelsa tutte le emozioni suscitate dal gioco, che il doppiaggio italiano e i sottotitoli, entrambi adattati in maniera impeccabile e che forniscono maggiore caratterizzazione ai tanti personaggi del gioco. Prey è una delle produzioni più interessanti di questa prima metà del 2017, in quanto gli sviluppatori sono addirittura riusciti a superare le altissime aspettative della maggior parte del pubblico. Oltre ad avere elementi in comune, soprattutto a livello narrativo, con giochi come Bioshock, System Shock, Deus Ex e Dead Space, i ragazzi di Arkane Studios sono riusciti a creare una trama davvero ben strutturata e innovativa, senza mai sfociare nella banalità che solitamente accompagna, soprattutto negli ultimi anni, la maggior parte delle avventure sci-fi e fantascientifiche. Se vi aspettate un gioco pieno di azione, esplosioni spettacolari e con una storia e una giocabilità piuttosto guidata agli sviluppatori, probabilmente Prey non fa per voi. Se invece cercate un'esperienza più complessa,
immersiva di rara difficoltà che vi permetterà di affrontare una bellissima storia sci-fi in maniera molto libera e personale, allora non lasciatevi scappare questo piccolo capolavoro che nella nostra recensione abbiamo promosso a ottimi voti, soprattutto nella parte del gameplay e della trama, per un totale di 9.2. Beh ragazzi, da Alessandro è tutto, rimanete connessi al sito per tutte le recensioni, gli articoli, le news dedicate al mondo videoludico e non, e noi ci vediamo al prossimo video sul nostro canale YouTube. Ciao!